Secondo giorno qui a Tokyo, siamo sotto un tori, siamo per entrare in questo tempio shintoista. Non dispiace come religione, devo dire, eh? Mi attira molto. Ti piace lo shintoismo? Sì, mi piace molto, stavo traducendo. Ah, Luca... Passione traduttore. Sì, passione traduttore. Hanno detto che praticamente qualcuno ha rovinato i tori e adesso stanno creando una recinzione, per cui qua l'hanno creata apposta perché qualcuno ha fatto il vandalo. Ah, quindi non solo in quindi Italia ci anche sono in i vandali. Giappone ci sono i vandali, pazzesco, è veramente una news. Bisogna fare l'inchino quando si entra. Sì, ho visto prima, ho fatto 2, 3. Guardate che bellissimo parco. Senti, c'è veramente tanto, senti, verde. Anche l'aria. Sì. Cioè, proprio bella. Pulita. In Giappone si tiene la sinistra e noi eravamo nella parte palesemente opposta. Cosa che fai veramente fatica a imparare perché vanno completamente al contrario, cioè si sale da sinistra e si scende a destra, anche in metro siamo sempre al contrario. Perché guidando dalla parte opposta della strada loro mantengono la sinistra, quindi. Cosa faresti con tutto questo sake? Sake? Questi sono contenitori di sake. Sake. Non sono un grande amante del sake. Ti assicuro che fa dormire la notte. E tu lo sai. Abbiamo provato. Sapete che si dice che il vino è invecchiato. Qua secondo me si tratta di 6-7 secoli fa addirittura. Andiamo a assaggiarlo insieme. No, non si può. Non credo si possa, però... Però sì, Francia, tutti francesi, sono avvolti nella paglia quelli. L'imperatore Meiji, tra l'altro, a questo posto custodisce la sua anima. Infatti prima sentivo. Infatti ho sentito. Anch'io, sì. Mi ha sfiorato. Ha donato il sake per pregare per l'industria giapponese. Mi piace come racconti le cose. Ed è stato... L'hanno capito sicuramente. Meiji è praticamente... È il più grande? Imperatore e imprenditore a sto punto del Giappone. Grande fan grande di Meiji. Sì, grande Meiji. Vogliamo la maglietta di Meiji? Non so cosa sta arrivando, ma... Vedi perché ci spostavano prima. Mi sembra veramente una cosa figa. Adesso ve la faccio vedere. Molto carine. Sapete cos'è? Non lo so. La regia mi ha detto che sono dei preti shintoisti. Preti shintoisti, quelli che abbiamo appena visto, erano veramente carini. Vorrei portarne qualcuno a casa, ma credo che non ci sia in valigia. Tu non ti senti un po' come quando loro vengono da noi, sempre col cellulare in mano a fotografare? Sì, a fare foto. E poi li giudichiamo quando vengono da noi. Qua siamo uguali. Esatto, perché per loro è totalmente diverso da dove vivono, per noi è totalmente diverso da dove viviamo. Sono d'accordo con quello che stai dicendo. Attenzione, lui è veramente arrabbiato perché c'è un granello fuori posto e lui lo sta mettendo in ordine. Chiedi permesso? Permesso? Vabbè. Wow, ma wow proprio. Io voglio capire, c'è una scritta. Cos'è sto posto? cosa c'è stato qua? Ormai sei ardit del Google Translate. In passato si donavano dei cavalli come sacrificio, come donazione ai santuari. Siccome il cavallo è abbastanza grandino e costoso, hanno iniziato a fare queste tavolette a forma di cavallo che si chiamavano Ema, che è la vecchia parola per Uma, che sarebbe cavallo. E adesso sono di diverse forme, però si continua a fare queste tavolette, si scrivono il desiderio, quello che... Preghiere, sì, le cose da realizzare e si appendono nei santuari. Li troverete in qualsiasi santuario Shinto, però. Allora, qua stanno facendo dei lavori e ci hanno appena fermato, bloccato il passaggio. Un signore con un fischietto. Quanto sono belli. Un operaio con un fischietto e poi cos'hai i piedi? Le calze. Ha lasciato le scarpe a casa. Incredibile come qua le case siano tutte piccole, cioè i grattacieli sono alti, però hanno tutti i soffitti bassi, cioè non c'è un'entrata con un portone enorme, sono tutti piccolini, cioè tutto piccolo, piani piccoli, tutto miniatura.
non hanno più spazio. Ogni 2-3 passi c'è una macchinetta con annesso cestino, che c'è solo vicino alle macchinette. E poi mi dicevano che ci sono in inverno anche le bibite calde. Non so come sia possibile, però lo fanno. E poi c'è lui che pulisce i vetri. Guardate che bello che è. Numero uno, Spider-Man, Spider-Man. Io pulisco tutto vetro. Siamo ad Harajuku ed è un quartiere dove c'è un sacco di negozietti. Un sacco di negozietti con tantissima roba. Sì, infatti adesso ci lasceremo un po' gli stipendi. Sicuro? Sicuramente. Ad esempio, già questa da comprare. Come on! Tra le cose assurde che si possono trovare. Ho appena trovato questo. È questo negozio di macchinette di qualsiasi roba. Palline di qualsiasi cosa. Assurdo, c'è di tutto, raga, di tutto. Ed è tutto così. È tutto Tokyo Revengers? Sì. Qua c'è il Muslimer, Jutsu Kaisen, che quasi quasi mi prendiamo una di queste, ma è carina. Ma sono dei cose che si attaccano ai fili. Ci sto. C'è Ania col cane. Abbiamo deciso che per il meme ne prendiamo uno. Boh, allora provo a prendere uno di questi. Provo a prendere o Draken o Mikey. Uno. Due. 4. Ok. Carina. Chi è? Draken. No, che culo. Proprio quello che volevi. Sì, raga, spettacolo. Che carino. Piccolo. Vabbè, sì. Ce lo mettiamo vicino al computer, dai. Vendono veramente di tutto. Cos'è sta cosa? Cosa sono ste bolle? Boh. Questi sono gli assorbenti, però guarda che carini. Crepe. Madonna, madonna, guarda che crepe. Sì, no. Sì, vabbè, ciao. Stai male se ne mangi uno. Finalmente è uscito il sole, fa veramente caldo, cazzo. Abbiamo camminato da mille miglia di da stamattina fino adesso. Stiamo andando a Shibuya a piedi, molto lentamente, perché Luca non ha più i talloni. No, pariti. Io non ho più le spalle, perché sto portando uno zaino di tipo 7 kg di attrezzatura addosso, non ne posso più. Io ho un cerotto per ogni dito del piede. Io ho un piede per ogni dito del cerotto. No. Benvenuti a Shibuya. Si nota subito la differenza per la quantità di gente che c'è. Non siamo. Senti già le vibes di Alice in Wonderland? Speriamo non accada la stessa cosa solo. Io aspetto un momento o l'altro che escano le carte sopra i palazzi. Io vado a fare il getto di cuori. Ci siamo? L'attraversamento pedonale più grosso del mondo. Via! Oddio! No, noi andiamo a cazzicare. Va a destra. Quanta cazzo di gente c'è? C'è troppa gente! Facciamo tutto! Madonna raga, assurdo. Hai gente ovunque, cioè è tipo... A parte che è un po' anarchico come incrocio, sì, cioè ci sono le strisce, ma in realtà è anarchico a bestia. Questo è uno dei momenti che aspettavo di più, perché io amo questo film, anche se ammetto che l'ho visto solo una volta. Anch'io l'ho visto solo perché una volta. Perché ho pianto troppo e non voglio più riguardarlo. Ciao Chico, come stai? Siamo da Mandarake e c'è veramente tanta roba. Ma tanta roba. Mamma mia raga, c'è di tutto. No vabbè. Frate. C'è Slam Dunk, Atomic Pants.
Mica qua, guarda quanti i blu-ray dei film. Sì, vabbè, raga, ma dove cazzo siamo? Troppa roba, cazzo. Troppa roba. C'è di tutto, zio. Madonna. C'è di tutto. Io ho visto una cosa che... Quelle sono clamorose le cose. Poi tutti imbustati, capito? Tenuti bene. E poi, a parte che questa è cartaccia. Questa è ovvio. Occhio! Che stavo volando. Mamma mia, c'è veramente un delirio di roba. Allora, ho preso questa action figure da Mandarake di Ichika e questa di Nino, che erano su uno scaffale di roba usata, che poi roba usata ma mai aperta, c'era scritto unopened, quindi mai aperta, però a quanto pare ha dei difetti sulla scatola che io sinceramente non ho visto, cioè pochissima roba, anche perché io le scatole non le tengo, non mi interessa collezionarle, mi interessa averle sullo scaffale tipo davanti ai manga, mi piace avere le action figure, no, non sono un maniaco di sta roba. Quindi per 800 yen, che vuol dire 6 euro raga, di solito un action figure così la paghi anche 40 euro in Italia, l'ho pagata 6 euro, l'ho aperta, anche perché me la porterò in aereo aperta, la scatola credo che rimarrà qua a Tokyo, e non vedo difetti. Anche quella di Nino sembra in ottime condizioni, non sembrano esserci difetti. Quindi questa l'ho pagata a 1200 yen, quindi 10 euro scarsi, 9 euro scarsi. Sembra anche questa in ottime condizioni. Io la paura più grossa che avevo è che avesse i piedi rotti. Però anche se fosse per 9 euro sinceramente ci metto l'attack, perché è veramente pagata un cazzo. E poi ho preso il numero 1 di Major, che è un manga, come si intuisce dalla copertina, dedicato al mondo del baseball. Io ho visto l'anime, ci sono veramente tanto legato, mi ha fatto commuovere più di una volta. Secondo me l'opera che meglio racconta il baseball professionistico per come è realmente è quella che ci si avvicina di più. Tra l'altro, dovessero mai chiedermi di curare l'edizione di un manga, che poi non so perché dovrebbero chiedermi, però se mai dovessero farlo mi piacerebbe tantissimo curare l'edizione italiana di Major. D'amante del baseball quale sono, vorrei che prima o poi arrivassero in Italia queste opere, perché è proprio grazie a queste che si crea la curiosità verso delle cose che conosciamo poco, come ad esempio può essere il baseball, che è uno sport che in Italia in pochi conoscono, ma che in Giappone è sport nazionale, come lo è anche in America. Quindi è grazie a queste opere che si crea un po' la curiosità verso delle cose che poco conosciamo. Se avete la possibilità, recuperatevi l'anime, perché a livello sportivo è veramente pazzesco. Detto questo, adesso andiamo in hotel. Scusate il fiatone, ma c'è una salita. Stiamo facendo la salita. Devastante. Andiamo in hotel, ci cambiamo e poi probabilmente torniamo a cena a Shibuya. L'altra sera mi sono scordato, ve lo faccio vedere adesso. Guardate che palo della luce. Quante cazzo di cose ci sono collegate. Assurdo. Sono tutti così, eh. Pensate un elettricista qua quanto cazzo guadagna. Perché deve arrovellarsi in questo delirio. Mi sono reso conto che non vi ho fatto vedere la stanza di hotel, quindi al volissimo ve la faccio vedere. Abbiamo, vabbè, qua c'è l'ingresso. Voilà. Qua c'è il bagno vetrato, dove Stefania sta mangiando. C'è il lavandino. Il famoso cesso giapponese con uno scarico improponibile. Che ti, vedete? Il famoso spruzzo nel culo. Vide. Questo è il sensore, credo che praticamente quando ti siedi capisce che poi deve pulire. C'è la doccia. Poi c'è il letto, tutto molto stretto, vedete? Non c'è spazio. Il letto, tra l'altro, viene su, quindi rientra in quella struttura lì. Qua c'è una piccola scrivania con una sedia. Uno spazio veramente piccolo piccolo, il frigo. La finestra con una vista stupenda, no, una vista stupenda no. Questo coso che comanda la luce e altre cose, mi stavo dimenticando il telefono, magari lo dovrei prendere. E tutto qua, cioè veramente piccola, claustrofobica. Il primo giorno è stato un trauma, piano piano ci si abitua, però è tutto molto piccolo. Allora, io non so ancora se crederci, ma mi accerterò di questo fatto. Questa ragazza
ha un tatuaggio su una gamba. Io adesso qua vi lascio un sondaggio. Voi votate secondo voi qual è il tatuaggio che lei ha. È un personaggio della TV italiana. È una donna, Maria De Filippi. No, più, no, di più. Pensa in grande. Madre Teresa di Calcutta. Più figa. Il figa di Maria De Filippi, sì. Non c'è nessuno. No, fidati. No, più figa. Non figa in quel senso. La Madonna. Non figa in quel senso. Se Barbara D'Urso torna in Italia. No, ma che Barbara D'Urso, ma che Barbara D'Urso non è figa in quel senso. Comunque più di Maria De Filippi in Italia non esiste. No, è la donna per eccellenza. Anna Marchi. Un altro. La Meloni. La gira. È nel giusto livello. La gira. Mara Maionchi. No, aspetta, dimmi solo perché. Dai, Mara Maionchi. Prima che le gira. Perché è Mara Maionchi tatuata? Lunga storia. Ma dimmi che. Non sapere solo una cosa, che tipo di droga era? Lei. Effettivamente. Ah, lei. Sulla coscia. Perché? Questa sera siamo venuti a cenare a Shibuya, siamo su un grattacielo al 18° piano e voglio farvi vedere la vista di questa terrazza perché è veramente fuori di testa. Boh, vabbè. Cioè, raga. Raga, all'improvviso è arrivato un vento allucinante, sta volando tutto, stiamo volando noi. Vola una pianta, vola il vino, sui telefono, cose. Luca ha rischiato di essere affettato da uno dei menù che gli è arrivato nel collo, stava morendo. Un casino. Arigato! Luca è al 18° piano di questo grattacielo e sta sfidando le sue paure più grandi, ovvero solo per farci la foto, l'altezza. Solo per farci la foto figa. Però guarda che figo, cioè è bello. Raga, è bello, raga. Che vista c'è? Oh raga, ma io volevo il tavolo lì. Guarda che bello. Hai provato a guardare giù? No, non lo faccio. No. Se vuoi stare male devi guardare giù. No. C'è proprio lo strapiombo. Che bella foto. Madonna. Quello che è successo dopo la cena rimarrà a Tokyo. Perché si sa, quello che succede a Tokyo rimane a Tokyo. A parte questa cosa che ora vedrete, che non vediamo l'ora di dimenticare. Cantato anche in giapponese.